Quando si diventa armatori ci si comincia a fare centinaia di domande, che principalmente riguardano che scelte fare a bordo della nostra imbarcazione. Una di queste è la coperta, tenerla in vetro resina, mettere il tech naturale oppure farla in tech sintetico. Oggi con The Boat Show siamo venuti a Bologna, nella sede di Tecnotech, per scoprire insieme a voi tutti i segreti del tech sintetico, tutti i segreti di Flexitech. La Tecnotech esiste dal 2006 e ad oggi è la società più longeva per quanto riguarda il tech sintetico sul mercato. Importiamo il Flexitech, che è il materiale più venduto e in Italia e nel mondo. Siamo partner Cantieri del Pardo, eccellenza italiana nel mondo, così come lo sono anche Cantieri Capelli e Zar Formenti. Tanti sono stati i pregiudizi che fino ad oggi hanno accompagnato le scelte di migliaia di armatori. Scalda, si scolla, scolorisce e soprattutto inquina. Ma siamo sicuri che ancora oggi sia così? Il Flexitech ha un brevetto proprio per quanto riguarda il calore e gli permette di scaldare il 30% in meno rispetto al tech naturale e ad altri sintetici sul mercato. Questo in particolare è il Flexitech 2G, la nuova generazione del Fintotech. Il Flexitech è il primo materiale al mondo come vendite e come invenzione, diciamo, che risale a più di 20 anni fa. Conseguentemente, essendo stato quello che si è aggiornato di più nel tempo, ha avuto delle evoluzioni sia a livello tecnico che a livello estetico. È quello più gradevole rispetto a tutti i concorrenti, non a caso è scelto da grossi marchi del mondo della nautica come prima scelta in alternativa al legno. Vedete, a prodotto finito sembra davvero legno e anche al tatto devo dire che la sensazione è davvero quella. Però il prodotto grezzo si presenta in questo modo, un pezzettino di plastica. Oggi il mio scopo è quello di capire come da un pezzettino di plastica può nascere una coperta di una barca. Per la costruzione di una coperta o di una parte di coperta in flex si parte chiaramente dalla doga, tagliando la doga a misura secondo la dima che si ha a disposizione e a quel punto assemblando le doghe. L'assemblaggio delle doghe avviene mediante termosaldatura con un saldatore ad aria ad una temperatura di 620 gradi che va a fondere un cordolo sempre dello stesso materiale all'interno di una scanalatura che si forma appoggiando una doga all'altra. Completato il tappeto, a quel punto si gira dalla parte in positivo, si sovrappone la dima, si disegna la dima sul tappeto e a quel punto si parte con il taglio delle porzioni in eccedenza e con l'inserimento delle cornici o delle mastre, come si vogliono chiamare, nelle porzioni in cui sono necessarie. Ora abbiamo capito come questo materiale viene lavorato. Pensate che grandi cantieri come Zar Formenti, Capelli e il Cantiere del Pardo hanno scelto di montarlo sulle loro barche. Questa sarà la coperta, per esempio, di un Pardo 43. Quindi ora ci resta solo una cosa da fare, andare a vedere come viene applicato. Ed eccoci qua, li sentite i rumori della fabbrica? E certo, perché siamo proprio ai Cantieri del Pardo per vedere la posa effettiva del Flexitech. Questo è un Pardo 43 e il procedimento è molto semplice. Si carteggia la vetroresina, si posa il Flexitech sopra la colla e poi si sigilla tutto con il butilico sotto pressione per 12 ore e il risultato è assicurato. Le prime barche installate risalgono a 15 anni fa, le coperte sono ancora integre, quindi in realtà non abbiamo una data di scadenza del materiale. Se correttamente manutenzionato, che vuol dire semplicemente lavarlo e pulirlo nell'occasione della ripresa della barca con la stagione, e non rovinato da interventi meccanici, teoricamente potrebbe anche durare all'infinito. È facilmente pulibile, essendo un PVC, un'estrusione di PVC, non assorbe lo sporco, quindi lo sporco è solo superficiale e quindi rimovibile con un detergente o semplicemente dell'acqua. È
e per quanto riguarda anche l'eventuale riparazione non crea nessun tipo di problema, perché andando praticamente a fondere una porzione di materiale all'interno della parte rovinata si va a ripristinare in maniera pressoché invisibile il danno. Una volta ti avrei detto, se sei un armatore che ha l'equipaggio che pulisce il tech, scegli il tech. Oggi invece ci sono tantissimi armatori, stiamo facendo proprio in questa settimana un San Lorenzo 108, che pur avendo equipaggio marinai scelgono il tech sintetico soprattutto per un discorso ecologico. La Flexitech, oltre ad avere un materiale 100% riciclabile, dona 5 sterline ogni 10 metri quadrati venduti per la riforestazione. Sul grande quesito se il tech naturale o tech sintetico, nessuno ha la verità in tasca. Però noi oggi abbiamo cercato di fare chiarezza su quello che è il mondo delle coperte sintetiche. Quindi ora la palla passa a voi. Sulla prossima barca, che cosa sceglierete?